Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Giorni nel blocco di Drefgod e Montana di Young Snap. Settembre sta passando e finalmente gli artisti italiani sono tornati a droppare dopo due mesi estivi in cui è uscita onestamente poca roba, come è giusto che sia, perché comunque si sa che l'estate la gente è abbastanza distratta, e io direi di partire proprio da Drefgod. Io di lui sono abbastanza fan, più o meno da sempre, soprattutto quando l'ho scoperto all'inizio veramente mi faceva impazzire. Poi Canaglia mi è piaciuto, quello che non mi è piaciuto molto, comunque non mi ha fatto proprio impazzire, è stato Elo, il suo album uscito se non sbaglio proprio l'anno scorso con annessa Deluxe Edition. Insomma, tutto il progetto sinceramente mi ha lasciato poco, nonostante le canzoni belle ci sono, un paio di hit ce li ho ancora in playlist, però onestamente da Dref mi aspetto molto ma molto di più. Ho anche un po' la sensazione che sia un artista che piano piano sta perdendo hype, perché ho questa sensazione, secondo me è un pochino meno seguito rispetto appunto proprio ai tempi di Canaglia. Diciamo che a conferma di questo c'è anche il singolo che è uscito quest'estate, Battiti, che poi in realtà non se l'è inculato quasi nessuno. Io ho ascoltato la canzone e sinceramente non mi sembra niente di che, quindi può anche essere che questo sia correlato alla cosa, però per questo mi dispiace. Concentriamoci comunque sul presente. È uscita questa canzone adesso, perché mezzanotte e un minuto, Giorni nel blocco, che da quanto ho capito dovrebbe essere prodotta da Sick Luke, quindi diciamo che i presupposti per una buona canzone ci sono. Io senza perdere troppo tempo andrei ad ascoltarla, così ne parliamo dopo per bene, e come al solito vi ricordo, se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. Davvero, cosa cazzo state aspettando? Iscrivetevi a questo benedetto canale, lasciate un mi piace, un commento qui sotto in descrizione, trovate come al solito tutti i miei social, le mie playlist e quant'altro, e io direi che possiamo anche incominciare. Secondo voi si dice Drefgod o Drefgod? Perché io dico sempre Drefgod perché mi viene più naturale da dire ed è più bello secondo me per come suona, ma vabbè. Ok, il sample è di una canzone famosa. Questa influenza drill UK. Questi giorni passano lenti, poi veloce non ti accorgi che okay. Poteva essere ieri. Oh. Dentro i blocchi trovi i ghost, i ragazzi corrono dai copi. Va bene. Sono tutti quanti a fumare, ho più fame di prima. Non mi dispiace. Con 10 pacchi di guida. Questi soldi sono neri, i miei capelli arancioni. Quattro tipe fanno a gara, io so bene le ragioni. Nelle strade questi kid vogliono far come nei film. Ok. Allora, non c'è male, devo essere sincero, avevo un po' di paura sempre per lo stesso motivo, che insomma mi stava deludendo ultimamente, quindi mi aspettavo un qualcosa che non mi convincesse. Diciamo che neanche mi ha convinto appieno, però di certo è un passo avanti rispetto secondo me agli ultimi singoli. Il beat, come vi ho detto, secondo me, cioè non secondo me, dovrebbe essere prodotto a Sick Luke. Comunque vedo adesso per... No, non è prodotto da Sick Luke, perché mi ricordavo che fosse prodotto da Sick Luke. Comunque è semplicemente Dave the Kid più Drillionaire, che comunque sono due produttori che con Dref li abbiamo visti lavorare molteplici volte. Il sample da cui è ripresa insomma la melodia della produzione dovrebbe essere una canzone tipo Bongo Bang, Bongo Bong, scusatemi, non la conosco, sono super ignorante, lo so. Cosa mi è piaciuto particolarmente di questa canzone? Sinceramente le parti rappate, soprattutto la prima strofa, che secondo me è abbastanza hard, sia perché tiene bene questo beat che ha questa influenza UK drill, e anche in questo caso è un po' uscito dalla sua comfort zone, perché comunque Dref con queste sonorità non l'abbiamo mai sentito, e secondo me è stato anche abbastanza bravo proprio insomma a gestirle. Non mi ha convinto molto il ritornello, anche se alla fine poi che cazzo gli vuoi dire, perché ripete 4 volte Giorni nel blocco, quindi ci può anche stare così, però secondo me, cioè, non è nulla di imperdibile. Vi dico anche che per quanto mi riguarda tecnicamente lo vedo migliorato proprio nel flow, proprio nella tecnica, quindi nelle rime che chiude quant'altro, e quindi questa è una cosa del tutto positiva. Comunque rimango del parere che Dref possa fare molto ma molto di più. Voglio proprio che Dref faccia quel salto di qualità che poi lo potrebbe portare un giorno a diventare un artista con la maiuscola, anche perché penso che il tempo sia quello, cioè è arrivato il momento secondo me. Vabbè, comunque quello che avevo da dire l'ho detto, una canzone molto easy, sto sudando l'opera, direi che adesso possiamo concentrarci su Montana di Young Snap. A differenza di Dref, Young Snap è un artista con cui attualmente sto super in fissa, mi fa impazzire. Ho amato With Squad, l'album dell'anno scorso di tutta SLF, quindi del suo collettivo, e lui secondo me per certi versi è stato anche l'MVP, perché in ogni canzone in cui è stato messo ha fatto sentire il suo sound, la sua freschezza. Brevemente, chi è Young Snap per chi magari non lo conosce dagli inizi? Lui all'inizio era solo un produttore, ok, produceva per lo più per le scimmie, che ai tempi erano Vale Lambo e Lele Blade, e in generale per un po' tutta la scena napoletana.
napoletana. Poi un giorno ha avuto questa fantastica intuizione, se si dice sempre così, di dire: vaffanculo, sai che c'è? Prendo un mio beat e ci rappo sopra. E benedetto quel cazzo di giorno, perché abbiamo scoperto un mostro. Perché lui ha queste sonorità americane, che da fan del rap americano io amo. E comunque si vede molto i rapper a cui si ispira, Gunna, Young Thug, eccetera eccetera. Però le mescola, le mischia con il suo dialetto napoletano. Quindi quello che esce è una roba super fresca e super potente. E in un certo senso SLF per me l'anno scorso è stato il collettivo più forte in Italia. Lo dico, perché onestamente io li ho amati, mi sono piaciuti tanto, però capisco anche che purtroppo sono un po' limitati proprio dall'uso del loro dialetto e del fatto che siano molto attaccati a Napoli, quindi di conseguenza il pubblico a cui interessano di più è proprio il pubblico campano. Vabbè, direi che Young Snap l'abbiamo bello che sbocchinato, ora ci ascoltiamo questa Montana, che tra l'altro l'ha, come dire, l'ha spoilerata su Instagram in un video di 20 secondi, e sinceramente già da quei 20 secondi mi sembrava tanta roba. Il beat ricorda tantissimo Digging Now West. Come si chiama? La devo vedere. Ok. Bello il beat pure. Sentite che linee melodiche. Citazione a Scarface. Mamma mia il flow. Questa è una hit devastante. Lo dico. Young Snap at the moment best rapper in Italy. Non so perché l'ho detto in inglese, era un po' più figo, però attualmente è troppo forte, perché ancora una volta linee melodiche assurde, la produzione mi ha ricordato tantissimo, proprio nella parte iniziale c'è il sample Out West di Young Thug e Travis Scott, se non sbaglio c'è in quella canzone. Lui sta molto bene su queste cose slimy. Per il resto, ragazzi, io ho poco da dire a questa canzone, non trovo difetti. Forse la seconda strofa non è potente come la prima, anche perché poi a una certa si fossilizza solo su un flow che fa sì, e secondo me lì poteva variare un po', però va bene lo stesso. Va bene lo stesso! Tralasciando questo, io ripeto, benedetto il giorno in cui Young Snap ha deciso di iniziare a cantare, e soprattutto sono super in hype per un suo progetto solista che, da quanto lui stesso praticamente ha affermato, ci sta lavorando. Quindi manca, spero poco, non lo so, secondo me uscirà ancora, è ancora un po' lungo, forse qualche mese deve ancora passare, però se questo è il primo singolo estratto o comunque un assaggio di quello che può fare da solista, io personalmente, cioè, non vedo l'ora, ve lo dico sinceramente. Probabilmente l'ho detto anche nella reaction, l'ho aggiunta subito in playlist, ok? Mi è piaciuta fin troppo, quindi la troverete in playlist, nella mia playlist che si chiama, guardate che bella, no? Perché ora vi faccio vedere Pizza Mafia Trap, regà, playlist su Spotify, andatela tutti cazzo a seguire. Nell'ultimo video ho dato anche delle valutazioni alle canzoni. Che dite? È una cosa che iniziamo a fare? Vi può interessare? Può creare un po' di flame? Io lo faccio, quindi facendo un recap finale. Giorni nel blocco, ci sta, meglio delle ultime uscite, tutto sommato mi aspetto più da Draft God, e quindi io personalmente darei un 6, ok? Bella, però secondo me non c'è nulla che mi faccia dire ittona. Al contrario, sarò anche un po' di parte, perché ripeto, ultimamente ci sto super in fissa, però Montana di Young Snap è veramente tanta roba. A me è piaciuta molto, e quindi voto, ripeto, molto personale, per me è un 7, perché comunque in quello che vuole essere una hit lo è, però diciamo non va particolarmente oltre, quindi io do 7. Fatemi sapere a questo punto voi cosa ne pensate di entrambe le canzoni, che voti dareste, se avete preferito una o l'altra, cosa ne pensate di Draft, di Elo, e cosa ne pensate magari di Young Snap, SLF e With The Squad. Vi leggo tutti, quindi lasciate un cazzo di commento, non so perché sono stato così cattivo, ma se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, se non lo siete ancora una volta vi invito ad iscrivervi al canale, qui sotto in descrizione trovate playlist, l'account mio TikTok dove sono molto attivo e vi invito a seguirmi anche lì, il canale Telegram, condividete questo video con quanta più gente volete, potete, noi ci vediamo ad un prossimo slap.